È bastata una semplice foto per generare un putiferio sui social di Paola Caruso. La Bonasghi, avanti un altro ex naufraga dell'Isola dei Famosi, infatti, ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae mentre si rilassa su una sdraio. A rovinare il momento di relax di Paola Caruso, ci hanno pensato gli utenti del web. In molti l'hanno accusata di ritoccare eccessivamente le foto che è solita diffondere in rete. I commenti piovuti dopo la pubblicazione dell'immagine sono andati dai cauti consigli. Evita Photoshop. Dico sul serio. Se non hai le giuste conoscenze rischi di fare una figuraccia, a domande precise. Ma l'ombelico dov'è? È passato di moda. C'è chi ha tirato in ballo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi 2016. Ve la ricordate Paola Caruso all'Isola dei Famosi? Senza trucco, spettinata, non si poteva guardare. Usa Photoshop e chi l'ha difesa a spada tratta, attribuendo i commenti negativi all'invidia. Paola Caruso. Uomini cornuti e donne brutte e invidiose, ecco il mio ombelico. La showgirl, allora, è intervenuta su Instagram per dimostrare che l'ombelico è al suo posto. Il filtro utilizzato lo aveva reso solo meno visibile, perciò per molti era solo un neo. Forse ho usato un filtro sbagliato o non ho messo a fuoco la foto, ma ecco, ditemi dove sta Photoshop, il mio ombelico è lì e si vede. Massa di rosiconi, uomini frustrati che odiano le belle donne perché forse cornuti e massa di donne cattive e invidiose perché la natura è stata avversa nei loro riguardi. Dateci un taglio e sorridete al posto di rompere la devozione agli altri, pensate alla vostra felicità. Chi se ne frega?